Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Puoi scendere? No. Buongiorno. Volevamo solo vedere da vicino dove c'era, dove è stato tenuto latitante Provenzano. Per favore, vada via, perché chi chiama? È lì? No. Era lì Provenzano, no? Sbagliato completamente. Ah, non è questo? No. C'è sbagliato? È sicuro? Sì. Per favore, vada via. Ma davvero è sbagliato? Certo che è sbagliato. Ah, non era qua proprio? Eppure mi avevano detto che era quella casa là. Non esiste. Ma lei come si chiama? Non, lei se ne vada, perché altrimenti chiama i carabinieri. Qua è proprietà privata. No, no, lo so, infatti adesso andiamo via. Ma da tanto tempo che lei sta qua? Per cortesia andate via. Va bene, andiamo. Va bene. Però perché dire balle, bugie? Perché lei deve dire una bugia? Lei sa la verità, perché deve dire la bugia? L'argomento, dovete andare via. Va bene. Peccato. Neanche a distanza di anni. Via. Va bene. Andare a vedere là non ci lascia. Via, qua è proprio da privato. Va bene. Buona giornata, grazie. Arrivederci. Se quel giorno quell'arresto fosse stato fatto, mio padre sarebbe vivo. È stato uno schifo tutto quello che hanno fatto. 8 ore di tempo hanno avuto. 8 ore. 8 ore che per quello che abbiamo ricostruito lui è stato lì, pensando, no, aspettando, tu immagini anche l'ansia da un momento all'altro di vedere un'irruzione fatta lì dentro. È stato addirittura fotografato. Perché non sono mai entrati, secondo te? Mi sono dovuta sentire nel processo della trattativa che non hanno fatto questo servizio perché le pecore e i pastori impedivano di procedere a quell'arresto. C'è stato 6 anni da quel giorno in poi indisturbato là. 6 anni. 6 lunghi anni. 6 anni, 11 anni dopo l'hanno arrestato, ma per 6 anni lui è rimasto là dentro indisturbato. Tu hai detto che la mafia ha fatto la mafia e lo Stato non ha fatto lo Stato. Massimo, sì, torniamo sempre lì. Torniamo sempre a questo.